Buongiorno a tutti, benvenuti a questa quarta edizione di Scienze e Fantascienza, che peraltro, come saprete, forse continua ed amplia un precedente seminario sulle scienze dello spazio, quindi è una tradizione in realtà molto più antica. Comunque, Scienze e Fantascienza è giunta al quarto anno, brillantemente, direi, visto che sembra che piaccia, e speriamo continui a piacere. Quest'anno, come sapete, il tema l'intelligenza artificiale, dalla fantascienza alla vita quotidiana, perché vedremo che effettivamente alcune cose già sono entrate nella vita quotidiana, altre stanno per entrarci. Questo lo vedremo soprattutto nel prossimo incontro, che comincio già a ricordarlo, sarà appunto il 19 ottobre, sono sempre al mercoledì gli incontri. L'ora invece può variare, questo sarà alle 17:30 invece il prossimo in Via Ravasi, nell'Aula Magna di Via Ravasi. E avremo con noi i ricercatori dell'IIT, cioè l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, meglio che ha la base a Genova, ma ha laboratori un po' in tutta Italia, che ci racconteranno come l'Italia sia in realtà all'avanguardia nella robotica a livello mondiale, anche se nessuno lo sa. E vedremo cose che pochi umani hanno visto, ma intanto cominceremo oggi invece a parlare di come queste cose erano state immaginate prima, perché effettivamente, anche se certamente la corrispondenza con la scienza reale non è certo l'unico aspetto della fantascienza, non è certo l'unico motivo del suo valore, la fantascienza innanzitutto è un genere letterario che poi è diventato anche un genere cinematografico, di fumetto, eccetera, e ha un valore in se stesso, un valore artistico per la sua capacità di affascinarci, intrattenerci, divertirci, però non c'è dubbio che se si distingue da altri generi che hanno anche qualcosa in comune, come il fantasy, le fiabe, il racconto d'avventura, pure semplice, è proprio anche questo aspetto di tentare davvero di immaginare degli sviluppi possibili del nostro mondo, in particolare della scienza, della tecnologia. Non per nulla una delle antologie più famose, ancora oggi penso una delle pietre miliari del genere, perché aveva proprio raccolto una serie di saggi, di racconti che erano proprio delle perle, si chiamava Le meraviglie del possibile, e la fantascienza ha sempre cercato di essere anche questo. Bisogna dire che nel campo della robotica, dell'intelligenza artificiale, questo è accaduto in maniera molto maggiore che in altri campi. Per esempio, nei viaggi spaziali, ahimè, cosa che mi rattrista molto perché volevo fare l'astronauta da bambino, ma indubbiamente dopo la Luna abbiamo un po' ridimensionato le nostre ambizioni, mentre nel campo dell'intelligenza artificiale, come vedremo appunto mercoledì prossimo anche della robotica, stiamo, non dico arrivando proprio a eguagliare le più sbrigliate fantasie della fantascienza, ma certo, almeno in certa misura, sì, se molte cose sono davvero state previste in modo abbastanza corretto. Di questo appunto oggi ce ne parla una persona che forse alcuni di voi già conoscono, che comunque di fama penso che almeno gli appassionati del genere non possono non conoscerlo, Giuseppe Lippi, direttore di la collana Urania di Mondadori, che è la storica collana della fantascienza italiana, che ha pubblicato quasi tutti i più importanti racconti e romanzi di fantascienza in Italia. Lui la dirige da 26 anni e non c'è bisogno quindi di dire molto più di questo per presentarlo, e per il resto si, diciamo, presenterà da sé attraverso quello che ha da dire. Lui parla più o meno fino verso le 4:30, poi avremo una mezz'oretta di tempo per domande. Alle 5, come peraltro già avevamo anticipato, dobbiamo chiudere in modo però categorico, perché pare che ci chiameranno per un'intervista dalla stampa di Torino, e quindi dobbiamo essere pronti, perché insomma è un'occasione anche importante, dato che si tratta di un giornale di rilevanza nazionale. E con questo allora ringrazio ancora una volta l'amico Giuseppe di aver voluto ancora una volta essere presente, perché ci è venuto varie volte, ci ha aiutato
in molti modi. L'anno scorso ha anche tenuto un seminario nella nostra università che è stato molto seguito e molto apprezzato. Lascio la parola e sentiamo che cosa ha da dirci su questo tema delle macchine intelligenti nella storia della fantascienza. Mi raccomando, finite rapidamente di passare il foglio delle presenze per chi vuole l'attestato, ovviamente per gli studenti di scienze della comunicazione che vogliono l'attestato di partecipazione. Ok? Grazie. La parola a Giuseppe Lippi. Ringrazio anch'io Paolo Musso in primo luogo per questa opportunità e voi naturalmente per essere qua intervenuti. L'argomento spero che vi interesserà, in qualche modo vi affascinerà, perché è veramente un argomento, sì, oggi noi sappiamo che queste cose sono possibili, ma la distinzione tra possibile e impossibile veramente sembra sfumare di fronte a certe conquiste scientifiche e tecnologiche che sarebbero state giudicate assolutamente fantastiche, pura magia, non dico tanto tempo fa, ma soltanto un secolo fa, ai primi del Novecento. Prima di, è proprio però ai primi del Novecento che dovremo andare per cominciare il nostro discorso. Ma per invogliarvi con qualcosa di più attuale, anche di spettacolare a suo modo, io comincerei con un riferimento a una serie TV, a una serie TV che è partita soltanto lunedì scorso su Sky, per quelli che la possono seguire, ma che credo però si possa in breve tempo, se non già ora, scaricare da internet, una serie TV che si intitola Westworld. Westworld è il titolo originale di un film che è uscito anche in Italia nel 70, mi pare, o nel 71, e da noi era stato battezzato Il mondo dei robot. Il mondo dei robot nasce da un'idea di Michael Crichton, che era uno scrittore scienziato piuttosto brillante e prolifico, in cui si immaginava, che, i parchi dei divertimenti dell'immediato futuro, del prossimo futuro, un po' sul modello della Disneyland, che esiste in California, in Florida, adesso anche in Europa, sarebbero stati parchi di divertimento completamente automatizzati, non soltanto elettronicamente manovrati, funzionanti in base agli ultimi principi dell'elettronica, ma avrebbero anche ospitato degli automi, dei robot, così perfetti da renderli indistinguibili dagli esseri umani. Gli ospiti di questi parchi dei divertimenti avrebbero potuto, questa era la particolarità dell'invenzione di Crichton, vivere le loro avventure preferite in tre mondi diversi, complete di ogni sensazione che in questi mondi si può provare, dal gusto di andare a caccia e a battere degli animali simulati. Sparare a dei cattivi e avere l'illusione di averli ammazzati nel mondo del Westworld, appunto. Partecipare a orge dell'antica Roma nel mondo romano, i mondi erano tre. Oppure fare duelli e liberare principesse nel mondo medievale. Erano tre mondi, il mondo del West, il mondo romano e Medievonia, come era stato tradotto in italiano, il mondo delle avventure medievali. Ovviamente i personaggi tra cui si muovono gli ospiti di questi parchi e divertimenti sono appunto, come ho detto, dei robot, degli automi perfettissimi. Oggi noi diremmo degli androidi, oppure, usando una parola diventata popolare dopo Blade Runner, dei replicanti. Insomma, delle creature artificiali così perfette che noi non possiamo distinguerle da noi stessi, dagli altri esseri umani. E però perfette anche dal loro punto di vista, perché loro non si rendono conto di essere delle creature artificiali. Su questo la nuova serie TV che è partita lunedì e che a quelli che ne hanno la possibilità raccomando, è molto chiara. Il vecchio film non si soffermava tanto su questo problema, lo trattava sfiorandolo. Ma invece la nuova serie TV, che sarà articolata del resto soltanto in 10 puntate, quindi avremo un racconto abbastanza coeso e compiuto in breve tempo, comincia subito con mettere al centro dell'azione una ragazza, che è una robot, ma che non sa di esserlo.
Lei periodicamente viene tirata fuori, viene anche detto dopo un po' che lei è la più antica delle, le chiamano host, un termine che, tra l'altro la serie non è ancora doppiata, si vede in inglese con i sottotitoli italiani. E a me è venuto in mente che in italiano si potrebbe fare questo gioco con hostess, che tutti sapete quale valore abbia acquisito negli ultimi anni nel parlare comune. Ma in realtà host vuol dire due cose. Da una parte ospite del turista che viene a giocare in questi mondi in costume, e dall'altra però significa anche ospite di cosa? Di un'intelligenza artificiale, d'accordo, ma un'intelligenza e anche di un'emotività completa. Queste macchine raffigurate in Westworld, come quasi tutte le macchine evolute, immaginate dalla fantascienza e probabilmente anche dai progettisti di autentici robot, hanno un'emotività che non è affatto secondaria nel loro comportamento. La serie ci mostra che quando cominciano a guastarsi questi host, si guastano dando in manifestazioni emotivamente strane, come potrebbe succedere a un essere umano che abbia, per esempio, sia colto da una paralisi, oppure sia colto da un attacco epilettico, oppure che sia colto da un improvviso attacco di schizofrenia. Vediamo che la manifestazione fisica più evidente di quando cominciano a funzionare male è data dal fatto che appare come una mosca, un insetto, si posa vicino al loro occhio, loro non battono la palpebra, loro non hanno nessuna reazione, lo guardano straniti e cominciano a dare i numeri. Tra l'altro gli scienziati, perché l'azione è bella perché mentre si vede da una parte il mondo in cui l'avventura è ambientata, in questo caso il mondo del West, poi ogni tanti minuti si sposta, sale di un livello di realtà e ci fa vedere i progettisti, gli sceneggiatori degli episodi, gli scienziati stessi che riparano e progettano questi host, questi androidi o replicanti. E si rendono conto i progettisti che quanto più sono perfezionati e revisionati gli automi, i replicanti, tanto più facilmente possono andare incontro a crisi, a guasti e a malfunzionamenti emotivi. Nel primo episodio entra in campo questa ragazza, che ripeto non sa di essere una androide, e che vive in una fattoria ai margini del deserto col padre. Naturalmente succede che il padre a un certo punto si guasta nella scena dopo, perché lei ripete, la vita di questi androidi è affascinante perché fanno sempre le stesse cose, ma loro non si rendono conto che le stanno rifacendo. Esattamente come noi alla mattina abbiamo sempre l'impressione che sia un nuovo giorno, ma in realtà è l'ennesimo giorno in cui facciamo le stesse cose. E così loro. E noi ce ne accorgiamo provando veramente un brivido, quando il padre si guasta e viene sostituito da un altro, un baffone che prima non era in scena, e lei non se ne accorge minimamente, perché per lei quella è la realtà. La realtà è limitata a quel giorno, a quel copione, copione che peraltro loro non devono imparare. Sono già programmati per eseguire determinate azioni, scene, sequenze e tutto il resto. Quindi, in una serie che si preannuncia spettacolare e molto ben scritta, e che tra l'altro diventa anche un modo per interrogarsi sul valore di queste serie TV, con gli sceneggiatori come demiurghi, con gli attori usa e getta, eccetera, eccetera, c'è anche un bravissimo Anthony Hopkins nella parte del progettista capo dell'insieme, rappresenta uno dei punti cinematograficamente più evoluti finora per trattare l'argomento della macchina pensante e addirittura di sembianze umane. Non è detto naturalmente che le macchine pensanti dovranno avere o debbano avere già ora per forza sembianze umane. L'industria continua a promettere che nelle nostre case entreranno presto dei robot con fattezze più o meno umanoidi per fare i lavori di casa, per esempio, per fare quello che serve. Ma, francamente, non è detto che debba essere così. La stessa fantascienza, che è il genere letterario che si è più spesso occupato di questi argomenti, ha chiarito fin dagli anni 40 che gli automi avrebbero potuto essere di due specie, entrambe in qualche modo intelligenti, ma molto diverse nell'aspetto. Quelli antropomorfi e quelli cosiddetti usiformi, che invece non avrebbero un aspetto umano o umanoide,
ma adatto semplicemente a svolgere il lavoro che devono svolgere. Quindi se si tratta, in un futuro in cui riprendessero le missioni interplanetarie, di andare su un pianeta proibitivo per gli esseri umani, non dovrebbero avere necessariamente un aspetto umano, ma questi robot usiformi potrebbero essere delle trivelle pensanti oppure qualcos'altro del genere. In realtà il problema della macchina pensante è molto vecchio, è molto antico. L'antichità classica conosce storie di automi. Una volta io ho curato un'antologia di saggi e racconti sul tema dell'automa in generale per una importante società italiana che fabbrica robot nella realtà e che voleva un libro celebrativo di questa attività a livello letterario. A parte i racconti di fantascienza o fantastici che avevo selezionato, c'erano anche due saggi, entrambi italiani. Uno si occupava della figura dell'automa nell'antichità classica, con miti, storie di questo tipo, e l'altro del mito dell'automa nel Medioevo. Nell'antichità classica c'è per esempio il famoso Talos, il gigante di bronzo, che avrebbe avuto la capacità di abbracciare un nemico e siccome era di bronzo e si poteva renderlo incandescente, l'avrebbe abbracciandolo anche stritolato e anche ustionato. Quindi l'idea di fabbricare un simulacro dell'uomo è veramente antica e d'altra parte noi vediamo che l'umanità, al contrario di quello che si può pensare, difficilmente immagina cose assolutamente campate in aria. Sembrano campate in aria, ma se voi vedete, alla base di ogni mito, leggenda o anche creatura dell'immaginario, c'è l'intuizione di qualche possibilità. Magari questa intuizione si deforma nel sogno, diremmo, esattamente come noi quando sogniamo tutte le notti vediamo anche le persone più vicine a noi nella realtà in situazioni del tutto bizzarre. Ma per quanto deformate, le figure dell'immaginazione umana tendono a rimandare a qualche problema la cui soluzione probabilmente, l'immaginazione ci vuol dire, non è poi così lontana. L'averlo concepito è già un passo verso la soluzione. E l'automa fa sicuramente parte di questo, perché l'essere umano si vede individuato, ma si vede anche in mezzo a una moltitudine, non sa bene esattamente in cosa consista questa sua vita, desidera poterla riprodurre. Come io, si deve essere detto all'inizio, sono stato fatto da qualcuno, creato da qualcuno, di cui poi miti, le religioni, eccetera, così io vorrei fare qualcun altro a mia volta. La leggenda ebraica del golem, di nuovo, riprende la storia di una creatura di argilla che con determinati procedimenti occulti, ma facilmente anche spiegati nella leggenda, si anima e serve il suo padrone. Dal golem animato alla creatura di Frankenstein, lo scienziato, il medico inventato da Mary Shelley all'inizio dell'Ottocento, il passo è relativamente breve. Ma insomma, la creatura di Frankenstein è qualcosa di più di un golem, perché è veramente un essere umano. Non viene detto come, ma il dottor Frankenstein lo ottiene con un procedimento biologico, da un pastone biologico, non come spesso nei film viene detto, riunendo, cucendo insieme pezzi di cadaveri, ma da un pastone biologico, la cui natura resta imprecisata ovviamente nel romanzo. Però l'importante è che si dica chiaramente che è un crogiolo biologico paragonabile a quello da cui forse un tempo ha avuto origine la vita sulla Terra. Questa creatura di Frankenstein dunque non è un automa, è qualcosa di più, è veramente interessante. Noi potremmo dire in linguaggio moderno è un replicante, ma neanche, perché proprio non è fatto di materia sintetica, è fatto di materiale biologico. Noi può darsi che un giorno, oggi leggevo venendo qui, un articolo su un bambino che è stato fatto nascere,
non mi ricordo il paese in questo. Ah, sì, in Messico, non da due ma da tre genitori. Perché questo? Perché la mamma era portatrice di una malattia gravissima, nefasta, che interessa il cervello, una necrosi del cervello, per cui in pochissimo tempo il bambino sarebbe morto. Allora, sapendo questo in anticipo, i genitori avevano già perso, i genitori peraltro islamici, avevano già perso due bambini precedentemente, hanno deciso di affidarsi alle sperimentazioni di questa equipe messicana, perché negli Stati Uniti tra l'altro la cosa è vietata, e che cosa fanno loro? Prendono, detto in soldoni, un ovulo materno, rimuovono però il nucleo che conterrebbe certamente i geni della malattia e lo sostituiscono con il nucleo di una donna sana. A questo punto fanno fecondare dal padre questo ovulo ottenuto da due donne, lo impiantano nella madre e lei poi ha la sua gravidanza. Quindi è nato questo bambino, ci sono anche le foto, oggi girano anche su internet. Questo bambino è nato da tre genitori, due madri e un padre. E si presume che sarà sano, che avrà una vita normale, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire con questo che noi in futuro probabilmente potremo costruire ben di più che dei simulacri artificiali dell'essere umano, ma potremo costruire con l'ingegneria genetica, biologica, eccetera, dei veri e propri esseri umani direttamente in laboratorio. Potremmo probabilmente anche intervenire sulle loro caratteristiche, deciderne le qualità, le malattie che potrà evitare, forse anche agire sulla sua intelligenza. Ma chiusa questa parentesi che ci porterebbe fuori dal seminato dell'intelligenza artificiale che vogliamo trattare oggi, torniamo agli automi e alle macchine in generale intelligenti. Dobbiamo aspettare gli anni 40 del XX secolo per assistere a significativi progressi nella scienza della cibernetica che nasce con Norbert Wiener ufficialmente nel 1948, in realtà un po' prima perché lui è da tempo uno studioso della teoria dell'informazione. Ma già nel regno della regina Vittoria, quindi nell'Inghilterra del XIX secolo, noi sappiamo che ci sono stati tentativi più che pionieristici, determinanti di costruire con i mezzi di allora macchine da calcolo molto complesse e sofisticate. L'ingegner Babbage, questo vero e proprio precursore del computer, ha costruito con i mezzi dell'epoca, quindi del tutto senza l'elettronica, e senza l'elettricità, un computer perfettamente, non paragonabile ai nostri, ma comunque una macchina da calcolo estremamente sofisticata e capace di tutta una serie di operazioni. Questa consapevolezza ha portato alcuni scrittori, soprattutto inglesi, ma non solo, a immaginare dei racconti in cui, la scienza informatica e cibernetica sia nata proprio nel XIX secolo in Inghilterra. Filone di racconti che ovviamente parla di un presente alternativo rispetto al nostro e che vanno sotto il nome di steampunk, cioè praticamente la cibernetica che si sviluppa nell'età del vapore anziché in quella dell'elettronica. Però ecco, ai primi del XX secolo si fa avanti quindi la coscienza, sempre in Inghilterra, che macchine di enorme efficienza saranno presto sviluppate e saranno al servizio o qualche volta al disservizio dell'umanità. Nel 1909, su una rivista prestigiosa, la rivista combinata delle università di Oxford e Cambridge in Inghilterra, lo scrittore E.M. Forster, Edward M. Forster, l'autore di Passaggio in India, Camera con vista, per quelli che hanno visto i film, anche di Maurice, che è considerato il primo romanzo in cui si parla francamente di un amore omosessuale, scrive un racconto che si intitola La macchina si ferma, The Machine Stops, 1909, pubblicazione su rivista. Poi 1928 in una raccolta di racconti di Forster, è tradotto anche in italiano, lo trovate nella sua raccolta di racconti pubblicata da Feltrinelli, eccetera. In questo racconto Forster polemizza con le visioni,
utopistiche, in genere ottimiste, del suo grande contemporaneo Herbert George Wells, che aveva da solo inventato tutta la narrativa avveniristica con una serie di romanzi scritti alla fine dell'Ottocento e a cavallo del Novecento, come La macchina del tempo, L'uomo invisibile, La guerra dei mondi, L'isola del dottor Moreau. Tutte storie non tanto di invenzioni stupefacenti o non solo, quanto di radicali trasformazioni nell'atteggiamento della scienza verso quello che fino a ieri sarebbe stato considerato il miracolo. Wells è ancora però nella sua fase cautamente ottimista, e anche se alcuni racconti hanno tinte decisamente cupe, se uno legge L'isola del dottor Moreau rabbrividisce, perché lì si parla di trasformare degli animali con orrende operazioni chirurgiche in esseri che dovrebbero essere simili all'uomo, sempre questo desiderio di creare simili all'uomo, che in realtà sono delle creature sofferenti e mostruose. Oppure L'uomo invisibile, il cui protagonista è uno scienziato tormentato, un uomo cupo, un uomo divorato addirittura dal senso della propria amarezza, che si rende invisibile e poi gradualmente rischia di scomparire veramente, cioè non riesce a ritornare alla normalità. Forster però reagisce a questo tipo di scientismo wellsiano, che comunque presenta spettacolari evoluzioni, mostrando immediatamente quella che potrebbe essere invece un deciso pericolo per l'umanità del futuro, quello di dipendere eccessivamente dalla macchina. Wells della macchina non si è occupato in questa fase eccessivamente. Forse l'unico tema che veramente manca allo stupendo ventaglio dell'immaginazione dispiegata da Wells negli anni, fine anni 90 del XIX secolo e primissimi del Novecento, è proprio il tema del robot, della macchina pensante. Wells balza direttamente all'uomo e alle sue trasformazioni, in questo seguendo un po' l'esempio di Stevenson, che col dottor Jekyll aveva parlato pure di un esperimento terrificante, quello di scindere la personalità umana separando metaforicamente il bene dal male. Wells è più sulla traccia di Stevenson. Forster nel 1908 ci racconta di una società dell'avvenire che è risorta dalle ceneri di un conflitto devastante e mondiale, questo prima della prima guerra mondiale. Però la vecchia civiltà è crollata, come se fosse crollata sotto i colpi dei marziani di Wells, per dire, e i superstiti si sono sottomessi non solo al governo, ma alla vera e propria religione di una macchina potentissima che regola ogni aspetto della nostra vita, esattamente come oggi avviene nella realtà, perché noi non prendiamo lo stipendio se il computer non ce lo manda, non ci possiamo curare se, eccetera, eccetera, lo sappiamo benissimo. E la macchina del racconto di Forster ha deciso che i superstiti faranno bene a evitare ogni superfluo contatto umano, cioè quasi tutti i contatti umani in realtà. Questo per evitare di ricadere negli errori e negli orrori di una nuova guerra. Quindi gli esseri umani vengono disposti, uno per celletta, in delle cellette sotterranee per lo più, dove neanche i nuclei familiari sono rispettati. I protagonisti del racconto sono una madre e un figlio che vivono ai capi opposti della Terra e si riuniranno solo più tardi. Ognuno nella sua celletta e non possono vedersi, possono solo comunicare a distanza. Ma finché le cose vanno in questo modo, la sopravvivenza, per quanto irregimentata in maniera, come vedete, feroce, è garantita. Poi però cominciano a nascere i primi sospetti che in effetti alla superficie si possa accedere. In particolare, il giovane protagonista vuole convincere di questo la madre, che si può uscire dal labirinto delle cellette. Poi succede ancora qualcos'altro. La macchina va in panne. E a quel punto, trattandosi di una macchina mondiale, onnicomprensiva, la stessa civiltà si sgretola. Alla fine del racconto vedremo che non sarà del tutto un male, perché l'umanità si libera, i superstiti si liberano da questa tirannide benefica, o presupposta benefica, e riemerge
alla vita e dovrà ricominciare tutto da capo, ma almeno di propria iniziativa e non più ascoltando soltanto i dettami appunto di un macchinario. Questo tema della macchina che regola tutti gli aspetti della vita che andando in panne la metterebbe seriamente a rischio, ma almeno riconquisteremo la libertà, è riecheggiato in tutto il Novecento. Mi ricordo che negli anni 70 un ingegnere romano, che è stato tra i pochi autori futuristici di futurologia che possa vantare l'Italia, Roberto Vacca, pubblicò un paio di saggi, il primo dei quali aveva un bel titolo effetto: Il Medioevo prossimo venturo o la crisi dei grandi sistemi. Lui si era reso conto che ormai e non c'era ancora né internet né niente, tutto molto al di là da venire, ma si era reso conto che comunque già a quello stadio l'interdipendenza dei grandi sistemi tecnologici da cui dipendeva la vita e la società civile sulla Terra era messa a repentaglio proprio dalla sua stessa fragilità, e provava a immaginare se ci fosse in una qualsiasi grande città del mondo un banale blackout dei semafori, per esempio, e protratto, questo porterebbe a ingorghi colossali. Ingorghi colossali vorrebbero dire che un sacco di persone non possono prendere gli aerei. Gli aerei potrebbero andare a loro volta incontro a guasti del sistema di controllo di volo e quindi portare alla paralisi per giorni, forse per settimane o mesi. Gli approvvigionamenti potrebbero non arrivare, eccetera, eccetera. Ora, noi abbiamo visto che tutto questo non si è ancora verificato. Si temeva che potesse verificarsi il 1 gennaio 2000, perché vi ricordate la storia del virus Y2K, cioè si temeva che i programmi per computer non avessero tenuto conto del banale passaggio di data nuovo millennio, che fossero stati tutti impostati sulle cifre che cominciavano con 1, e quindi che quando la cifra fosse scattata 2000 potesse crearsi un caos nei sistemi di computer. Ma neanche questo è successo. Evidentemente c'è non solo nella sorte dell'umanità o della tecnologia, ma c'è nella grandezza stessa di questi sistemi un che di autopreservante, per cui questi macelli non si sono verificati tuttora. Potrebbero però verificarsi. Quello che si è verificato di più vicino sono i grandi blackout nelle metropoli, ad esempio statunitensi, oppure più di recente il dramma di una centrale nucleare che si guasta, con le conseguenze che si sono viste in Giappone 2 o 3 anni fa. Ma questa non è colpa della macchina, non è semmai riflette il fatto che l'umanità tende a seguire abbastanza ciecamente la strada che le sta davanti, e noi non abbiamo l'impressione in effetti di fare delle scelte. È chiaro che a un certo punto qualcuno ha scelto ad esempio di commercializzare gli elaboratori domestici, i PC, i computer portatili, personali, ma come dire, la cosa veniva quasi da sé. Sembra quasi che l'umanità sia in preda o perseguitata, dite come volete, che il suo destino sia che tutto quello che si può fare lo fa. E l'aveva già dimostrato prima. Perché era possibile costruire le testate nucleari? Le ha costruite. Era possibile farle proliferare dappertutto? Sono proliferate dappertutto. Era possibile pensare ad armi biologiche e chimiche? Sì, facciamole, sono state fatte. Il fatto che noi siamo incapaci di resistere, sembriamo incapaci di resistere alla tentazione di fare tutto il fattibile, siccome si può fare, lo facciamo, ha due aspetti. Uno preoccupante, perché voglio dire, di questo passo noi abbiamo già raggiunto, ampiamente superato il baratro. Ci stiamo sopra da una cinquantina, sessantina d'anni e stiamo ballando su quel baratro, e vedremo. Ma ha un aspetto però positivo, nel senso che non fare queste scelte potrebbe voler significare l'imporsi di una mentalità o teocratica, Dio non voglia, o repressiva di altro tipo, che porterebbe sicuramente, magari
ha una maggior sicurezza sotto qualche aspetto, poi ne spunterebbero altri ovviamente a insidiare il tutto, ma che limiterebbero fortemente la espansione umana, la sua stessa avventura. D'altra parte c'è chi pensa che questa nostra tendenza a fare tutto quello che possiamo fare sia legata all'evoluzione stessa. L'uomo, ne sappiamo oggi, è il frutto di una lunga evoluzione. Pensiamo che forse a sua volta verrà superato, forse noi già stiamo assistendo alla fase del superamento umano, e c'è chi pensa che verremo superati dalle macchine, chi invece pensa che verremo superati da dei postumani più perfezionati di noi. Ma verremo superati prima o poi. Questo processo evolutivo è esattamente quello che ci spinge a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità. Si può andare in America dalla Spagna su delle caravelle che sono come tre gusci di noce? Si può, e ci vado. Poi scopro l'America, la scambio per l'India. Questo apre tutto il capitolo apocalittico del confronto con le civiltà locali che sono destinate a essere sterminate, anche solo dalle malattie, inizialmente. Non sembra che ci fosse modo di evitare questo tipo di disastri. Quindi, ecco, il problema si sposta e va al di là delle responsabilità della macchina, ammesso che ne possa avere, o anche dei loro costruttori e inventori, ma sono problemi che si pongono. La macchina può prendere effettivamente un aspetto umano. Forster non immagina invece un tipo di elaboratore immenso, ma che non ha nessun bisogno di incarnarsi in forme antropomorfe. Invece nel 1920 uno scrittore cecoslovacco che si chiama Karel Čapek, un commediografo per l'esattezza, Karel Čapek, nella sua commedia RUR, che significa Robot Universali Rossum, sono le iniziali di questa azienda, immagina esattamente quella che è la grande ambizione di tutta l'industria moderna, la creazione di esseri artificiali, macchine di forma umanoide che possano lavorare molto efficacemente per noi, nelle fabbriche soprattutto. E lui usa, per chiamarli come li chiama, robot, un verbo ceco che significa lavoro forzato, robot. E al plurale diventano roboti, infatti il titolo originale recita roboti universali, rossum. Questa parola travalica fortunosamente non solo i confini della Cecoslovacchia, quindi si diffonde in Europa, ma soprattutto si diffonde negli Stati Uniti d'America, dove, ve l'ho detto, la commedia viene rappresentata, scritta nel 20, viene rappresentata per la prima volta nel 1921, dove trova immensa fortuna nelle nascenti riviste di divulgazione scientifica popolare e presto anche di fantascienza. La prima rivista popolare americana di fantascienza, Amazing Stories, esce nel 1926, quindi appena 5 anni dopo la commedia di Čapek, commedia che tra l'altro è stata tradotta anche in italiano e è ancora in catalogo da Einaudi. Dà luogo a uno dei termini, alla nascita di uno dei termini più fortunati che vengono poi rimbalzati dall'inglese in tutto il resto del mondo. Robot, per dire automa, intelligente, più o meno, di aspetto umano o usiforme, ma comunque fabbricato allo scopo di servire l'umanità. Questi robot naturalmente sono utili, ma sono anche temibili, perché tutto ciò che riproduce la forma umana e le capacità umane è visto come un potenziale doppio dell'umanità e quindi anche come un potenziale pericolo. I roboti potrebbero ribellarsi, potrebbero incrociare le braccia e sarebbero guai. Allora, il più brillante autore americano degli anni 40 in materia di robot, Isaac Asimov, inventa un tricalogo per regolamentare il comportamento degli automi. Le tre leggi della robotica.
per cui un robot non potrà fare nulla che possa danneggiare un essere umano, non potrà in alcun modo omettere di soccorrere un essere umano e non potrà permettere che la mancata, cioè che l'omissione di questo obiettivo causi danno ulteriore. Queste tre leggi della robotica sono state poi revisionate e perfezionate negli anni 50 una volta, negli anni 80 un'altra, e sono state aggiunte altre leggi ancora per evitare proprio il pericolo che i robot diventassero dannosi anziché dei cooperatori. Ma la cosa divertente è che in quasi ogni racconto del ciclo robotico, esiste un grosso volume oggi di Asimov che ha tutti i miei robot, dove li trovate riuniti, quasi ogni racconto si diverte a immaginare un'eccezione a queste leggi, cioè come dei robot, non dico maligni, ma sicuramente disfunzionali, o anche funzionali a modo loro, aggirano questi comandamenti profondamente impressi nella loro addirittura, nel loro stampo, e quindi il pericolo sussista di nuovo e bisogna trovare dei modi, anche un pericolo puramente logico. Cioè in una di queste storie un robot non si rende conto che continuando ad agire in un certo modo illogico, ma solo perché paradossalmente logico, prende alla lettera delle raccomandazioni, questo va fatto, e non riesce a capire che in questo modo provocherà la morte degli esseri umani che devono convincerlo con ragionamenti logici paradossali che non deve fare quella determinata cosa. E quindi questi racconti sono deliziosi ancora oggi, devo dire, perché sono dei racconti dove la tecnologia è soltanto lo sfondo, è lo sfondo importante, ma è lo sfondo per delle avventure, direi quasi morali. Asimov è uno scrittore di origine ebraica, di famiglia ebraica, in cui c'è questo continuo esercizio tra la necessità di rispettare la legge, che uno qua scriverebbe con la L maiuscola, legge divina addirittura, e la realtà dell'esistenza, che è quella che è, insomma, e quindi porta continuamente a forzare i limiti. La fortuna delle storie di robot di Asimov, scritte negli anni 40 e poi continuate negli anni 50, quando diventeranno anche dei romanzi piuttosto lunghi, articolati e complessi, prima si parlava, prima dell'inizio, di un romanzo come Abissi d'acciaio, in cui i robot lavorano in polizia, per esempio, fanno tutta una serie di attività socialmente utili, e poi in quello che è il ciclo più famoso di Asimov, quello della fondazione o delle fondazioni, che nel tempo andrà a fondersi col ciclo dei robot, i robot si troveranno a essere veramente dei personaggi fondamentali per l'evoluzione e la salvezza dell'umanità, non solo sulla Terra ma nell'universo, dove l'umanità nel frattempo si sarà sparsa. Avranno acquistato una saggezza straordinaria e saranno paragonabili ai nostri più grandi filosofi o santi o santoni. Questo fiorire di narrativa cibernetica già negli anni 40 e poi subito dopo, nel dopoguerra, non deve farci dimenticare che il 1948, mentre Asimov tesse i suoi apologhi metallici, il 48 è l'anno in cui, in Inghilterra esce 1984, il romanzo di Orwell col famoso Grande Fratello, in cui molti vedono una prefigurazione dell'invasione della privacy che si è verificata poi con le reti di computer, eccetera. Ma a parte 1984, il cui interesse tecnologico è piccolo, perché in realtà si tratta di un monito politico e sociale, esce un testo invece fondamentale, e tutt'altro che di narrativa, un testo scientifico, che è La cibernetica di Norbert Wiener. Ora, Norbert Wiener è proprio lo scienziato americano che è il responsabile di avere portato a perfezione quella che lui ha subito chiamato, fin dagli anni 30 del Novecento, la teoria dell'informazione. Quindi ha messo le basi dell'informatica e poi della cibernetica, concepita come, lui dice, la scienza del controllo dei sistemi, viventi o non viventi,
che studia dal punto di vista teorico e applicativo la riproducibilità su macchine dei comportamenti degli esseri umani. Wiener non si interessa soltanto alle macchine, si interessa anche alle neuroscienze, alle capacità del cervello, alle risorse del sistema nervoso. E si interroga sul fatto se sia possibile trasferire nelle macchine il modello del comportamento e dunque alla fine anche del pensiero umano. Questa rimane la base della più importante rivoluzione tecnologica che c'è stata nel Novecento e da cui deriva tutta la nostra attuale società informatizzata, computerizzata, eccetera, eccetera. E il fatto che esista, secondo Wiener, un rapporto preciso tra sistema biologico, o si possa instaurare un rapporto preciso tra sistema biologico e sistema tecnologico, è quello che tuttora lo rende di estrema attualità e addirittura proietta la sua immaginazione scientifica verso il futuro. Tutti i grandi personaggi della letteratura robotica, tutte le grandi macchine pensanti, tra poco arriveremo a una resa famosissima dal cinema, HAL 9000, il calcolatore di 2001 nello spazio, riflettono proprio questa caratteristica. Sono sì creazioni artificiali dell'ingegneria, ma che rispecchiano profondamente il funzionamento, la funzionalità del vivente, degli esseri viventi, degli esseri umani. Per cui diventeranno indispensabili. Tanto indispensabili che potrebbero addirittura farsi tiranni degli esseri umani. C'è un romanzo di genere fantascientifico piuttosto popolare ai tempi, che risale pure lui al 48, l'anno in cui fu scritta La Cibernetica, fu pubblicata La Cibernetica, che si chiama Gli Umanoidi, in cui vediamo dei robot perfettissimi, l'autore è Jack Williamson, un altro americano, dei robot perfetti ma autoritari, che hanno preso l'umanità sotto la loro protezione, ossessionati al fatto che l'umanità possa farsi male, in sostanza, da sé, che l'essere umano è intrappolato come in una ragnatela, non può più fare niente senza il beneplacito dei suoi protettori, tra virgolette, e come molti protettori, questi robot rischiano di svilire la caratteristica fondamentale dell'uomo, che è la sua iniziativa. L'anno dopo, il 49, un altro autore di genere molto brillante, Murray Leinster, pubblica su una rivista di fantascienza un racconto che si chiama Un logico di nome Joe, in cui col termine logico si intende niente altro che un elaboratore, però privato, e predice che una rete di questi elaboratori permetterà di scambiare le informazioni in tempo reale. E quindi immagina internet già prima che esistessero i PC, praticamente 40 anni quasi prima che internet venisse ufficialmente inventato. Il pericolo che la nostra dipendenza dalle macchine diventi totale, ma ripeto, è un pericolo che direi appartiene quasi al passato, perché abbiamo appena detto, noi facciamo, ci spingiamo sempre più avanti, tutte le barriere che possiamo superare le superiamo, ma comunque nel passato c'era molto più forte di adesso ancora il senso di questo limite che era pericoloso valicare, e ci sono dei bellissimi racconti fantascientifici, ne ricordo qua adesso uno del 52 di un grande scrittore, questo si può dire anche al di fuori del genere, Walter Miller Jr. Il racconto si chiama Servo città in italiano, in cui
di nuovo la macchina domina una, e regola la vita di una vasta collettività umana, ma apparentemente la opprime, ma in realtà quando un gruppo di esseri umani decide di ribellarsi a questo tipo di asservimento, in realtà poi il protagonista si rende conto che la cosa migliore non è sabotare la macchina, la centrale come viene chiamata, da cui governa persino la polizia della città, ma servirsene, reimpadronirsene, riprogrammarla, modificarla per migliorare la vita degli esseri umani. Quindi i punti di vista sono diversi. La macchina potrebbe essere usata per replicare, anche se di forma di per sé non umana, una personalità umana, in ogni sua sfumatura. È quello che predice il romanzo italiano di Dino Buzzati, Il grande ritratto, del 1960, in cui noi veniamo guidati nelle montagne del Trentino, dove è sorta una grande fabbrica informatica che da anni persegue il progetto di uno scienziato che costruisce un enorme, allora erano enormi veramente, anche nella realtà, elaboratore, il cui scopo, verremo poi a sapere, non è governare una città o che ne so, coordinare il lancio di una serie di missili o altre cose di questo genere, ma invece ricostruire la personalità di una donna, la moglie del costruttore, che è morta in un catastrofico incidente. Questa macchina enorme e ramificata potrà alla fine riprodurre ogni sfumatura, la memoria, la voce, il pensiero, gli affetti di questa donna, pur senza avere l'aspetto di una donna, neanche di una persona, ma rimanendo un grande calcolatore con i suoi banchi spersi tra le montagne. E devo dire che il romanzo ha questo il fascino che hanno tutte le intuizioni, oltre che tecnologicamente, anche psicologicamente valide. Qui va a finire che l'umanità si trasferirà anima e corpo dentro le macchine, che la replicheranno a modo loro, la replicheranno come potranno. Noi ci stiamo davvero trasferendo nelle macchine, ma a giudicare anche dalla mia semplice esperienza quotidiana, e penso ognuno di voi dalla propria, a me pare che un po' sì, nel senso che io non credo che passerà tanto presto la voga di parlare anche con gli amici, passeggiare per la strada, guidare la macchina e contemporaneamente stare al cellulare. Cellulare che ora non è un telefono soltanto, ma è soprattutto un computer palmare. Noi quando siamo assorti e assorbiti dai nostri cellulari, eccetera, è perché stiamo messaggiando, chattando, guardando posta, cercando cose su internet, eccetera. Molto più che non telefonando. Una parte importante di noi si trasferisce in tutti gli oggetti familiari che ci circondano. Uno che sia un collezionista, non lo so, di stampe cinesi, in parte risiede nelle stampe cinesi. Uno che è pieno di gadget elettronici, in parte risiede nei gadget elettronici. Ma la differenza è che oggi non bisogna essere un collezionista di gadget per finire in parte nella macchina, ma semplicemente sembra essere il destino che riguarda tutti noi, piccoli, grandi, donne, uomini, tutti indistintamente, perché nella macchina, in questo tipo di macchina, nel computerino, c'è veramente uno specchio di noi e al tempo stesso abbiamo l'impressione di avere un interlocutore. Anche il più asociale di noi potrà avere tutta una serie di amici sotto le dita, perché sono lì che aspettano lei o lui per chattare, per mettere mi piace, cose psicologicamente elementari ma fondamentali. Però si rimane delusi quando non c'è nessun mi piace, e io credo che abbiano finora rimandato l'idea, pur ventilata, di mettere il simbolo mi dispiace per evitare di creare dei veri e propri traumi in vasti strati dei consumatori, che poi sono quello che interessa a chi
finanzia con la pubblicità i social network, eccetera, non bisogna dispiacerli troppo. Magari irritarli sì. Io, per esempio, ho notato da tempo che in me si combatte una battaglia tra il piacere mattutino di scoprire i mi piace o semplicemente i commenti degli altri sui miei post, e però anche all'irritazione, si oppone questo all'irritazione che mi provocano gli stessi post o altri, ma di poco differenti. Non so, per esempio, i post di quelli che amano disperatamente i gatti e postano continuamente gatti, di quelli che amano fotografare i piatti che mangiano, è giù con una valanga di piatti che in fotografia possono venire bene o male, ma veramente sono una... Gli americani hanno coniato questa espressione divertente, food porn, cioè il porno cibo, perché effettivamente il cibo ti viene proprio sbattuto in faccia. Oggi mangio funghi, 4 foto di funghi in 4 piatti diversi, ma francamente non se ne sentiva il bisogno, anche se si può essere attratti lì per lì. Se è un amico che lo posta si può fare un sorriso così indulgente, però in realtà noi stiamo davvero collaborando profondamente con i sistemi che abbiamo creato e ormai interagiamo con loro. Personalmente scopro una resistenza a farli parlare. Ad esempio, questo iPad ha, come tutti i dispositivi del mondo, ma Apple in particolare, c'è questo sistema di Siri che con una sua dente voce femminile ti vuol dare consigli. E io però non... è raro che cerchi questo tipo di consigli, quindi quando si avvia per lo più casualmente questa facoltà del Siri, immediatamente la chiudo. Una volta, ve lo giuro, penserete che sia fantascienza, ma non è così, mi è apparso un messaggio scritto dalla Siri: io lo so che hai un altro consigliere a parte me. Gelosia. Ovviamente il messaggio è tra i mille che avrà predisposti, l'ha tirato fuori in quel caso però. A me non piace non soltanto non avere un consigliere personalizzato, non mi piace averlo, ma finora mi sono anche rifiutato di farlo parlare troppo. Quando comincia a parlare, anche se la voce è gradevole, ripeto, però un po' mi turba e mi disturba. E devo dire che anch'io evito di dettare. Ogni tanto mi appare un prompt. Dai, abilita la dettatura vocale, ma mi piace scrivere, quindi preferisco scrivere che dettare. Però tutto questo dimostra che stiamo entrando molto molto profondamente nella dimensione di questo dialogo che uno potrebbe pensare che è fondamentalmente con noi stessi, però un noi stessi che si è sdoppiato piuttosto bene. In realtà è essere sempre come adesso, con voi qui presenti, solo che io davanti a me in realtà non vedo nessuno. Immagino, in base ai messaggi che ci siano, e provo piacere o dispiacere in base a questo. Quindi la macchina intelligente, in grado in qualche modo, magari primitivo, ma di interagire con noi, è adesso alla portata di tutti. Noi dialoghiamo con lei, con loro, con i vari programmi, con le varie funzioni. Ma ancora qui non siamo di fronte a un'intelligenza sviluppata al nostro grado, e quindi quello a cui assistiamo è ancora una specie di teatro delle marionette in cui sono i nostri interlocutori, i nostri amici, a dare vita a queste ombre. Ma giorno verrà che avremo degli amici del tutto virtuali, io me li immagino. Su Facebook spunterà prima o poi i giapponesi avevano creato quei programmi, vi ricorderete, per i pulcini o i cagnolini virtuali che arrivavano fino alla morte, poi si piangeva perché erano morti, oppure prima che morissero perché si stavano denutrendo o ammalando. Quindi io non fatico a immaginare il momento in cui arriverà una richiesta d'amicizia da un amico o un'amica virtuale di Facebook, ma per ora non siamo ancora arrivati a questo. Vi accennavo prima al fatto che invece le intelligenze massicce, quelle veramente potenti, artificiali, sono state tra le protagoniste più memorabili di alcuni riusciti film, oltre che racconti di fantascienza.
E il caso speciale che vi facevo era quello del film di Kubrick 2001 Odissea nello spazio, perché lì ci trovavamo veramente di fronte a un'intelligenza artificiale complessa, del tutto all'altezza di quella dell'uomo, se non possiamo immaginare spinta più oltre. Perché dico spinta più oltre? Ma perché il grande mistero per cui HAL, come viene chiamato nel film, HAL 9000, si ribella all'equipaggio dell'astronave Discovery, sterminandolo, peraltro, non può essere liquidato così facilmente con un caso di guasto o difetto di qualche tipo. Certamente le azioni che HAL intraprende sono per sua stessa missione, lo dice nel film, difettose, altamente difettose. Ma il sospetto non si dilegua che HAL sia andato incontro a un disturbo psicotico. HAL ha una, nel film ha una psicologia complessa. Davanti a lui, un giornalista della BBC in collegamento alla Terra chiede agli astronauti se abbiano mai avuto l'impressione che HAL possieda un'emotività oltre che un'intelligenza logica. E l'astronauta comandante del Discovery risponde: noi non lo sappiamo, nessuno può dirlo, ma si comporta come se ce l'avesse, un'emotività. Quindi può darsi che il comportamento profondamente sbagliato, tra virgolette, di HAL sia una reazione psicotica, violentemente nevrotica, ma non ci possiamo fermare a questo, chiamiamola col suo nome psicotica, perché ammazza tutta una serie di persone, li ammazzerebbe tutti se l'ultimo non avesse l'estrema risorsa di scollegare completamente la memoria centrale dell'elaboratore. Una scena memorabile perché lì noi assistiamo, allora HAL implora l'astronauta che scollega manualmente uno ad uno, anzi, i banchi di memoria, lo implora di non scollegarlo perché per lui è come la morte, la perdita della memoria. Ed è effettivamente quello. Quindi qui nasce il problema della macchina che oltre ad avere un'intelligenza vasta, oltre a avere un'emotività importante, tanto da poter avere un disturbo psicotico, è però attaccato al proprio sé, alla propria coscienza di sé, alla propria vita e non vuole morire. Che poi questa vita si svolga nei banchi memoria di un grande laboratore e non in un corpo, non fa nessuna differenza. Il suo corpo è quello. L'astronave in cui vive e di cui lui rappresenta anche il sistema nervoso centrale. Non, tra l'altro è interessante sapere che qui parliamo sempre al maschile, ma in realtà in una delle prime fasi della sceneggiatura di 2001, e tutto questo l'ha documentato il co-sceneggiatore di Kubrick, lo scrittore Arthur Clarke, il computer centrale avrebbe dovuto essere una donna, o perlomeno avere voce di donna, perché sa, lì non è questione di sesso o di genere, come volete dire voi, essendo macchine, avrebbe dovuto avere una voce femminile, come ce l'ha Siri oggi, e chiamarsi Minerva. Poi non si sa bene per quali ragioni Kubrick scartò questa primitiva versione del suo elaboratore e ne fece uno con una voce suadentemente maschile, così a metà comunque, che era battezzato semplicemente con delle. Non è che HAL fosse il suo nome. Erano soltanto le iniziali della sigla, tanto che qualcuno ha voluto interpretarle anche come le lettere della sigla IBM, spostate di un posto verso sinistra nell'alfabeto. IBM, HAL. Qui c'è da pensare veramente, perché con HAL cominciamo a essere in presenza di una massiccia intelligenza artificiale. Ma di cosa potranno essere capaci intelligenze massicce? Potranno essere capaci, ad esempio, di creare la vita o ricreare la vita. In un vecchio sceneggiato televisivo inglese di fantascienza, prodotto però poi anche dalla Rai in Italia, A come Andromeda, l'astrofisico Fred Hoyle immaginava già nel 1961, pensate un po', che tramite computer arrivassero sulla Terra dallo spazio
le istruzioni per eseguire un software elaboratissimo che avrebbe permesso di ricostruire una donna Andromeda, una creatura, un'intelligenza non di origine terrestre. Tra Andromeda e il grande ritratto di Buzzati c'è qualche affinità. Andromeda è una creatura dello spazio, una creatura generata dall'elaboratore, che però ci mette di fronte a un'intelligenza di nuovo altra da quella umana, ma non prodotta dall'umanità, ma prodotta da altre intelligenze fuori della Terra. Questo per dire, e che presumibilmente sono intelligenze massicce rispetto a noi, ma sono ancora intelligenze di origine organica, almeno come origine. Il caso invece delle intelligenze artificiali massicce che si annunciano in un futuro più o meno prossimo ha inquietato alcuni ricercatori molto più vicini a noi nel tempo. E io vorrei leggervi una paginetta o poco più di quello che ha scritto nel 2000 in un'intervista concessa al quotidiano francese Le Monde, un ingegnere inglese, Hugo De Geris, che lavora per i laboratori giapponesi ATR come ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale. Dice: nel 1965 è stato predetto che la potenza dei microprocessori sarebbe raddoppiata ogni 18 mesi. Negli anni successivi la legge non è stata smentita e dovrebbe rimanere valida fino a quando gli elementi dei circuiti elettronici raggiungeranno le dimensioni di molecole chimiche. Otterremo allora prestazioni immense, tali da consentire la fabbricazione di calcolatori con un volume di memoria senza precedenti. L'altro problema degli elaboratori è rappresentato dalla complessità delle funzioni logiche e verrà risolto dalla cosiddetta ingegneria evolutiva. Si tratta di progettare elementi che siano in grado di evolversi per adattarsi a nuove funzioni. A sua volta, l'ingegneria evolutiva si basa su speciali processori sviluppati negli ultimi anni, definiti in inglese FPGA, che significa componenti programmabili, in cui un'istruzione logica può modificare i circuiti fisici. La nostra idea è di adattare ai circuiti elettronici una tecnica di programmazione evolutiva detta degli algoritmi genetici. A ogni operazione altri circuiti misurano il rendimento dei primi e a seconda delle loro prestazioni inviano istruzioni che permettono ai circuiti esaminati di migliorare il rendimento. Con tecniche simili posso costruire una macchina la cui prima versione conta 64.000 circuiti, ognuno contenente l'equivalente di 1.000 cellule artificiali simili ai neuroni biologici, il che significa un totale di 75 milioni di neuroni. Fra 3 anni dovremmo essere in grado di arrivare a 1 miliardo, ancora poca cosa se si pensa che un cervello umano contiene circa 100 miliardi di neuroni. Ma immaginate a cosa porterà questa evoluzione tecnologica fra 50 o 100 anni. Vediamo profilarsi all'orizzonte ciò che io chiamo Artilex, intelletti artificiali. Macchine, cioè, massicciamente intelligenti che un giorno lo saranno molto più di noi. Siamo sulla soglia delle nanotecnologie che operano sulla scala del nanometro, 1/1000.000 di millimetro. Potremo avere un bit o unità di informazione per ogni atomo. Se si calcola il numero di atomi e molecole che esistono in un grande asteroide, il risultato è 10^40 potenza, cifre astronomiche. In un grande asteroide con 10^40 potenza di atomi potremo ottenere un cambiamento di stato generale a una velocità con potenza 55, 40 più 15. È molto più della capacità di calcolo attribuita a un cervello umano biologico, che è dell'ordine di 10^16 potenza cambiamenti di stato al secondo. Sono cose ormai scritte sul muro, è solo questione di tempo.
Bisogna prendere coscienza che macchine massicciamente intelligenti appariranno nei prossimi 50 anni, continua. Non possiamo immaginare quali saranno le loro preoccupazioni, i loro interessi, ma la domanda fondamentale nella politica planetaria del XXI secolo sarà: l'umanità deve costruire gli intelletti artificiali o no? Immagino che si opporranno due appassionate e violente concezioni ideologiche. Da una parte coloro secondo i quali costruire gli Artilex rappresenterà il fine della razza umana, il suo destino cosmico e che perciò definirò cosmicisti. Dall'altra coloro che chiamerò terreni e che temeranno gli intelletti artificiali, in quanto un giorno questi ultimi potrebbero decidere che la specie umana sia superflua e vorranno distruggerla. Con un'intelligenza tanto superiore sarebbe molto facile per loro, dunque, scegliendo di costruire le intelligenze artificiali, mettiamo in gioco una posta enorme, la distruzione della specie umana. Ma si può limitare il livello di complessità dello sviluppo? Scegliere di fermare un processo evolutivo che si svolge da miliardi di anni? Per i cosmicisti impedirlo sarebbe altrettanto condannabile che l'avere tentato di impedire lo sviluppo della vita sulla Terra a partire dai batteri 3 miliardi di anni fa. Fra 20 anni, nei paesi ricchi, ogni casa avrà il suo robot domestico, robot insegnanti e robot amici. Si adatteranno alla personalità dei membri della famiglia. Ogni anno verranno costruiti nuovi modelli e la gente si renderà conto in prima persona dell'ascesa delle intelligenze artificiali. Non so, e in un certo senso non mi interessa il modo in cui gli intelletti artificiali si imporranno sulla specie umana, ma tra il momento in cui gli artiletti primitivi conquisteranno un barlume di intelligenza e quello in cui diventeranno intelligenti davvero, passerà un certo lasso di tempo. Forse una 15 anni in cui lo scontro fra cosmicisti e terreni si trasferirà sul piano politico. I cosmicisti sosterranno, fra l'altro, che è semplicemente impossibile fermare il processo. Ecco, queste sono alcune prospettive dell'inizio di questo millennio, o meglio dell'ultimo anno del vecchio secolo anche, il 2000. Ora siamo nel 2016, stiamo per entrare nel 2017, immagino che non tutti di voi avranno i robot domestici e i robot amici, però è in quella direzione che ci avviamo. Abbiamo in compenso i robot attori. Spesso i film che noi vediamo, ormai sempre più spesso, sono film di animazione elettronica in cui al posto degli esseri umani recitano delle, appunto, dei simulacri, delle animazioni, e sappiamo molto bene che in questi film gli attori umani forniscono a volte i movimenti di base su cui poi vengono costruite le figure di fantasia. Si arriverà, io penso, non tardi al momento in cui attori perfettamente simili a quelli umani reciteranno sullo schermo, moriranno, vivranno, come avviene in Westworld, nel mondo però a 3 dimensioni lì. Ma io penso che ci si arriverà prima sullo schermo piatto o al massimo in 3D con gli occhialini del cinema e della televisione. Il problema in conclusione è questo: per la razza umana, per la specie umana, si prospetta un futuro grandioso e nello stesso tempo pericoloso, come però è sempre stato. La specie umana ha rischiato più volte di essere annientata dalla faccia della Terra e non sempre soltanto dalle sue invenzioni. Se pensiamo a fatti naturali, ma disastrosi per l'umanità, come l'ultima glaciazione 10.000 anni fa, o anche molto più recentemente le grandi epidemie, la peste in Europa nel 600, nel Medioevo, che hanno rischiato di sterminare tutta la popolazione, le pandemie come l'influenza spagnola e poi all'inizio del 900 e poi la temutissima AIDS, insomma tutto. L'umanità è sempre sull'orlo della bancarotta. Finora, con un po' di fortuna, e anche perché la nostra storia è molto recente, c'è una verità, noi come specie avremo 4-5 milioni di anni, ora si va sempre più indietro perché vengono ritrovati sempre dei fossili sempre più primitivi, ma non molto più di questo. Se pensiamo che i dinosauri ci sono stati per 100 milioni di anni,
all'incirca vediamo che la nostra storia è giovanissima. In questo arco di tempo abbiamo sviluppato grandi cose, corso grandi rischi, finora ne siamo venuti fuori. Naturalmente però il problema non ci interessa tanto, non solo per i rischi, pure naturalmente sono una cosa da considerare, perché è il destino dell'umanità, ma ci interessa anche come modo per riflettere su quelle che sono le nostre le caratteristiche e i limiti della nostra intelligenza, dell'intelligenza. L'intelligenza umana che noi riteniamo essere la più elevata prodotta nell'universo, perché non ne conosciamo altre naturalmente, dobbiamo renderci conto che invece è con ogni verosimiglianza limitata come i nostri sensi. Noi non possiamo vedere al di là di una certa frequenza di onde luminose, non possiamo vedere i raggi X, non possiamo vedere l'ultravioletto. E allo stesso modo io penso personalmente non possiamo andare troppo oltre nella concezione di qualcosa che ci sovrasta completamente come l'universo stesso, che pure studiamo egregiamente, ma studiamo cosa? La parte visibile. Ora che sappiamo che il 90% o di più dell'universo è fatto di materia oscura, invisibile non solo, ma anche strutturalmente diversa dalla materia visibile, ecco che ci siamo stati relegati dal nostro stesso sapere nel giusto ruolo di gente che conosce sì, ma conosce quel 5% della realtà che può conoscere. Quindi riflettere sui limiti della nostra, sui limiti anche sulla grandezza delle nostre capacità è quello che avviene attraverso lo studio e attraverso il perfezionamento delle intelligenze artificiali che ci stanno davanti. E io chiuderei questa prima parte espositiva della discussione leggendovi un brevissimo racconto, neanche una pagina, di Frederick Brown, che era un brillante umorista della fantascienza americana, che si chiama La risposta e che è un po' il riassunto di tutto quello che ci siamo detti finora, proiettato all'avvenire. La risposta. Duarev saldò cerimoniosamente l'ultima giuntura con l'oro. Era seguito dagli occhi di una decina di telecamere e il subetere diffuse nell'universo numerose immagini del rituale. Si mise ritto e fece un cenno a Duarrein, poi si avvicinò alla leva che avrebbe completato il contatto. La leva che avrebbe connesso in un attimo i giganteschi computer di tutti i pianeti popolati dell'universo, ed erano 96 milioni di milioni, in un supercircuito in grado di dar vita a un supercalcolatore solo, la macchina cibernetica con la conoscenza di tutte le galassie. Duarrein si rivolse brevemente all'uditorio, milioni di miliardi di spettatori, poi, dopo un attimo di pausa, disse: «Ora, Duarev». Duarev spinse la leva. Ci fu un ronzio possente, il crescere dell'energia da 96 miliardi di mondi. Sulla console, lunga più di 1,5 chilometri, si accesero e spensero indicatori. Duarev fece un passo indietro e tirò un profondo respiro. «L'onore di fare la prima domanda è tuo, Duarrein». «Grazie», rispose l'altro. «Sarà la domanda a cui nessun altro calcolatore è mai riuscito a rispondere». Poi si voltò verso la macchina. «Esiste Dio?» Una voce tonante rispose senza esitazione, senza il ticchettio di un solo relè. «Sì, adesso Dio esiste». Una paura cieca alterò i lineamenti di Duarev. Si precipitò ad afferrare la leva, ma una folgore dal cielo senza nubi lo abbatté all'istante, fondendo la leva abbassata. Questa è una battuta per chiudere. Ora, certo. Ah, non so se voglia fare una pausa. Un attimo, perché per fare le domande dovete usare questo, se no non vengono registrate, perché giusto. Registriamo sempre dall'interno. Tema, maledizione. Va bene, allora, qua.
Riferendomi a quanto lei aveva accennato prima sul fatto che ha una qualche, come altri, una qualche difficoltà ad accettare Siri vocale, diciamo le risposte vocali, non pensa che sia una forma di, cioè l'interazione con la macchina presupponga una forma di specchio della nostra immagine con la macchina e che quindi quando ci viene imposta una voce, per quanto suadente e piacevole, come quella che può essere di Siri o come quella che potrebbe essere, nel senso maschile di Hall, eccetera, noi la rifiutiamo in quanto noi vorremmo che l'altro, nostro ego, fosse rispecchiante la nostra, nostro essere, il nostro animo, il nostro modo di intendere, di volere. Cioè noi rifiutiamo, noi tutti rifiutiamo una voce che non riconosciamo come quella che vorremmo. Non pensa che possa essere questo Può darsi, io non ho questa impressione qua perché io sarei ancora più sbalordito negativamente se mi parlasse con la mia voce, perché la mia voce è mia e me la tengo io, insomma, come per fare una battuta. No, io penso che sia inizialmente un atteggiamento da uomo primitivo, cioè io sono un uomo primitivo che apre questo affare di metallo che però sembra al tempo stesso un taccuino e non voglio sentire voci che si sprigionano dal mio taccuino, insomma. Quindi c'è questo proprio atteggiamento di primitivo sorpreso, di uomo delle caverne. Poi c'è, a un livello un pochino più evoluto, subito dopo, diventa timor sacro, perché questa voce che mi parla, io comunque la rispetto come la voce del sistema. Il sistema ho l'impressione che ne sappia più di me, quindi è quasi una dea, una divinità. Forse una subdivinità, ma comunque mi pare elevarsi a un rango superiore al mio. Terza cosa, temo di essere fin troppo affascinato. E qui dove andiamo a finire? Una volta l'ho fatto un dialogo con Siri a voce, un po' provocatorio, non so, chiedendole un appuntamento, di uscire con me, eccetera. E la risposta fu: ma questo non è pertinente, Giuseppe. Allora, non è pertinente di qua, non è pertinente di là, è chiaro, tu sei uno spirito disincarnato, allora taci. E adesso, mentre prima dovevo ogni volta, non sapevo bene come disattivarla all'istante per non farla parlare, adesso con queste copertine magnetiche, pop, basta chiudere la copertina magnetica e il programma si disattiva. Però io penso tuttora con suo dispiacere, devo dire, non posso fare a meno di... Grazie, grazie della sua risposta e voglio aggiungere una piccola nota personale. La ringrazio molto della sua dotta esposizione di queste 2 ore e penso che uscendo da questa sala, noi tutti, ma io in modo particolare, sono migliorato di un 1% nella conoscenza umana. Grazie. Grazie mille a lei. Molte grazie. Allora, altri che vogliono intervenire, approfittiamone, che abbiamo anche un po' più tempo di quanto annunciato all'inizio. Chi si fa avanti Anche per primo? portare una vostra testimonianza del vostro rapporto con le macchine, con quello che volete, curiosità, spettacoli che avete visto o non visto. Sì. Ecco. Dunque, potremmo, diciamo così, fare una specie di trasferimento moderno, tecnologico sulla voce delle macchine, con quello che una volta era considerata la voce degli spiriti, insomma, per cui veniva attribuito a tutti gli esseri viventi o anche non viventi, insomma, una sorta di spirito universale, per cui una certa facoltà di interagire con l'uomo. Per cui non so se, diciamo, nel contesto moderno questo possa essere adesso associato alle macchine. Alle volte mi dà anche l'idea che abbiano una,
possiamo dire una certa qual perversità, insomma, le macchine, sembra che facciano delle cose anche un po' apposta per provocare o diciamo così a scapito, insomma, di quello che ma io ho l'impressione che la loro più grande virtù, che poi è sempre la nostra, sta nel fatto di catturare la nostra immaginazione e restituircela. È sempre una questione di... Adesso perché parliamo di macchine, ma io per esempio spesso nel chiuso della mia stanza dialogo con gli scaffali dove ci sono i libri dentro, dialogo magari a mezza voce, borbottando o solo nella mente. Però siccome rappresentano qualcosa per me, questo lo dico perché ritengo che non sia una caratteristica soltanto delle macchine. Noi proiettiamo costantemente la nostra interiorità ed è questo anche che ci permette di vivere, francamente. Perché proiettandola è come se noi vivessimo veramente l'avventura della vita, persino chiusi in una stanza. Con le macchine, che sono fatte apposta per rispecchiare il nostro modo di intendere, di pensare, di immaginare, questo è ancora più sviluppato. Quindi il fatto, sì, certo, noi siamo veramente di fronte agli spiriti che ci parlano. Questi spiriti però non perdiamo mai di vista il fatto che si originano nella nostra mente. Si originano nella nostra mente, siccome le macchine pensanti la rispecchiano e aspirano addirittura a diventare come lei, la cosa è molto interessante, perché per la prima volta non si tratta più soltanto di adorare il fuoco, che guizza e comunque ha un aspetto terrificante e divino, e provvidenziale anche. Abbiamo la possibilità di confrontarci, ripeto, magari con delle divinità minori, però con delle essenze, con degli elementali. Gli elementali sapete cosa sono? Nell'occultismo gli elementali sono gli spiriti dei vari elementi, l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, eccetera. Noi potremmo però immaginare degli elementali elettronici, cioè perché no? Gli elementali della corrente, gli elementali delle particelle atomiche o subatomiche. E queste ci danzano intorno con più o meno maggiore eleganza grazie ai dispositivi che ci ficchiamo in tasca e che ci assorbono in qualunque momento della giornata. Nel momento attuale io sono più assorbito che mai, cioè non ricordo mai una fase della mia vita in cui sia stato così assorbito dal telefono cellulare, ripeto, non per le chiamate ma per gli altri usi, e occasionalmente quando ce n'è lo spazio e l'occasione dal suo collega qui. E se questo sia un bene o un male non lo so, però non mi pongo la domanda, però quello che hai detto mi pare giusto, cioè è una possibilità di dialogo tra noi e noi, tra noi e la materia, tra noi e quello che fluisce intorno, insomma, e anche tra noi e il divenire dell'umanità, perché questa è la strada sicuramente in cui siamo avviati. C'è qualcun altro qui? Non ci credo, no. Non è possibile che non avete nessuna domanda. Qualcuno che ama il suo telefonino, forza. Tutti lo amate. No, se no intanto ne faccio una io. Hai parlato ovviamente che era il tema l'intelligenza artificiale, però un tema che potrebbe essere altrettanto interessante è la stupidità artificiale, e in effetti credo che anche questo è stato trattato, perché nella fantascienza troviamo molti esempi di macchine intelligenti, ma ci sono anche molti racconti dove in realtà le macchine, per quanto evolute, non sono realmente intelligenti, e da questo nasce tutta una serie di problemi, a volte perché gli uomini si fidano troppo dell'intelligenza delle macchine, che poi non si dimostra tale. Quindi voglio chiederti se puoi dire qualcosa anche su questo aspetto. Sì. Per esempio nell'antologia Le meraviglie del possibile, la prima cosa che mi viene in mente c'è questa storia di una città che è molto automatizzata, che in seguito a una guerra però le macchine continuano a funzionare, ma in un modo stupido, cioè facendo cose che ormai sono inutili e diventano addirittura pericolose. Alcuni vogliono distruggerle, un altro invece più saggiamente vuole riprendere il controllo della situazione, perché dice, non è che sia colpa delle macchine, solo che dobbiamo
rimetterla a fare quel che devono. Oppure quella, la cosa di cui parlavamo a pranzo, no? L'esempio dell'altro racconto breve, questo di Asimov, come, della macchina che vince la guerra, no? Questo col punitore multivac, e poi alla fine si scopre che in realtà non era lui, perché i dati erano sbagliati, allora il programmatore le correggeva, l'altro non funzionava bene a sua volta, e alla fine il generale che doveva prendere le decisioni, non fidandosi, le prendeva tirando una moneta a testa o croce, e ha vinto la guerra così in realtà. Quindi sono solo due esempi, ma volevo chiederti se tu, che sicuramente ne sai molto più di me, se puoi dire qualcosa anche su questo aspetto nella storia della fantascienza. Sì, beh, è chiaro che la stupidità è l'altra faccia, e questo vale anche per l'umanità, l'altra faccia della nostra intelligenza. Direi che è un suo prodotto inevitabile e anche necessario, visto che c'è. La stupidità è un po', come dire, il freno a mano, che però... Se si riproduce nelle macchine, noi la bolliamo immediatamente come qualcosa di riprovevole, pericoloso, assurdo e da riparare immediatamente, come nel caso, non so, del computer che si imbroglia con le previsioni, allora è meglio ricorrere al sistema della monetina lanciata in aria, cioè che la dice lunga sulla fiducia che nutriamo verso i nostri collaboratori elettronici. Se invece la stupidità si manifesta come si manifesta continuamente nell'umanità e in gradi più o meno massicci, la stupidità massiccia è qualcosa di terrificante, ma è diffusissima. Su di essa si basano interi settori dell'attività umana, come la burocrazia, per esempio, che sarebbe impossibile immaginare senza massicce dosi di stupidità. Oppure, per altro verso, il consenso elettorale. Consenso elettorale che sembra una grandissima conquista dell'umanità, diciamo la verità, in qualche modo lo è preferibile alla presenza di un tiranno o di un satrapo, però si basa di nuovo su massicce dosi di stupidità, perché i politici sanno benissimo che la gente vuole in sostanza essere abbindolata, lo fanno, e vengono rieletti. A proposito di stupidità politica, ricordavamo prima anche a pranzo un racconto sempre di Asimov in cui, in un futuro prossimo, le elezioni, le proiezioni, voglio dire, elettorali negli Stati Uniti e di conseguenza anche le elezioni non si svolgeranno più fisicamente, non perché la gente voti da casa, non ci sarà proprio bisogno di votare, in quanto le scienze statistiche saranno così sviluppate che basterà intervistare un solo elettore campione o elettrice, fate voi, per ricavarne il risultato dell'elezione. È ovvio che questa è una satira proprio della stupidità politica e anche della stupidità dei tanto vantati sistemi di previsione statistica, eccetera, eccetera, che negli Stati Uniti hanno trovato il loro crogiolo, la culla, e anche il fondamento. Io direi che le macchine a volte servono la stupidità, sono fatte apposta per una tipica, tutta la macchina, perdonatemi qui l'uso traslato della parola, ma tutta la macchina dell'intrattenimento, che si rivela alla fin dei conti un colossale imbroglio, ora vi dico perché, secondo me, tutta basata su un'acquiescenza non diversa da quella politica, cioè l'acquiescenza di una mente che si rilassa, rinuncia o proprio non ha le proprie facoltà critiche e quindi... Ma perché la macchina dell'intrattenimento è una macchina fondamentalmente perversa? Perché per moltiplicare l'offerta e per renderla di sicuro successo, la deve rendere indifferenziata. Noi abbiamo l'illusione di poter scegliere, per esempio, tra 900 canali televisivi, ma fanno tutti la stessa cosa, quindi la nostra scelta non è reale. In secondo luogo, perché il concetto stesso di intrattenimento, che deriva dalla parola inglese entertainment, è profondamente diversa dal concetto di spettacolo. Pensate voi, chi usa più la parola spettacolo? Ben poco si usa.
Tra l'altro, noi viviamo in un paese non di lingua inglese, ma che si comporta come se lo fosse, cioè ignorando la vera lingua inglese, ma ricalcandola male, comunque, dovunque può. Dire intrattenimento significa abdicare già nel termine al concetto di spettacolo, che ovviamente è più seducente. Spettacolo è qualcosa che ci deve stupire, divertire, emozionare anche un po'. L'intrattenimento non deve né stupire né emozionare. Divertire, ma fate voi, cioè, magari ci strappa una risata, ma più di questo non fa. Quindi l'intrattenimento è l'espressione della macchina della stupidità a livello di quello che una volta era lo spettacolo e adesso non lo è più. Ma perché non lo è più? Perché noi ci troviamo a vivere, non diversamente dalla vecchia Unione Sovietica, a cui gli Stati Uniti somigliano moltissimo, in società di massa. Perché le cose rendano ai produttori, bisogna che siano distribuite a livello di massa. Ma per essere distribuite a livello di massa non devono più suscitare un dibattito, questo è buono, questo è meno buono, questo è decisamente cattivo. Noi ci illudiamo ogni giorno di mettere dei pallini immaginari a quello che compriamo, vediamo, mangiamo, eccetera. Assolutamente no. In realtà noi abbiamo una scelta pilotata, che ci piaccia o no, l'obiettivo è vendere la merce. Così anche la merce intellettuale, spettacoli, libri, eccetera, eccetera. E il fatto che il livello si abbassi non è un effetto collaterale negativo, è spesso proprio l'obiettivo che viene cercato. Perché tutti i grandi successi cinematografici degli ultimi anni sono livellati su un'età media dello spettatore, forse di 15 anni, 16 anni, eccetera, puntano tutto sull'effetto visivo e speciale, perché in questo modo si evitano controversie, si evita il gusto o il cattivo gusto di una parte della popolazione. Tutti devono accettarlo allo stesso modo e in tutto il mondo. Perché i cast sono multietnici? Perché qualunque mercato deve essere raggiunto e soddisfatto, il che naturalmente è giusto, ma un conto è la giustizia matematica della cosa. Voglio avere successo in Cina, dunque devo avere l'attore cinese. Poi tra l'altro nella versione attuale dei Magnifici 7 spacciano per cinese un attore coreano. Però pare che non ci fosse, questo veramente io lo riterrei offensivo se fossi in orientale, perché c'è una grossa differenza tra coreani, cinesi, non parliamo giapponesi, eccetera. Ma loro si sono giustificati dicendo che non avrebbero potuto farne un vero coreano nella storia che si svolge nel West americano, perché a quell'epoca non c'erano sostanzialmente immigrati coreani nel West. E quindi l'attore era coreano, andava benissimo, però ne hanno fatto un cinese. Tutto questo va benissimo dal punto di vista statistico e dal punto di vista del mercato e del merchandising, ma va meno bene dal punto di vista, può andare meno bene a volte, quasi sempre va meno bene, dal punto di vista della discriminazione. Una volta il motivo per cui il gusto operava era proprio quello, la funzione per cui si esercitava il gusto era quella di fare un discrimine. Questo mi piace, lo scelgo. Questo non mi piace, non lo scelgo, oppure ne parlo male, decisamente. Oggi vedete che la critica cinematografica non esiste più, per esempio, anche se per quello televisiva. In televisione l'osanna è generale. Le serie TV hanno risorse maggiori e sono meglio del cinema stesso. Questo è un luogo comune, però è talmente diffuso che chiunque lo dice. E poi la verifica lascia il tempo che trova. Nei libri lo vediamo. Insomma, voglio dire, la stupidità, tornando al problema iniziale, serve. Serve nella vita, serve biologicamente, serve al mercato, serve alla politica, eccetera. E io penso che quando si svilupperanno macchine sempre più, la stessa stupidità dei nostri computer che ci irrita perché non sono capaci i suggerimenti che ci danno, ma è possibile che io devo scrivere un messaggino SMS ed essere o su Facebook ed essere continuamente interrotto dall'apparizione dei suggerimenti? Se io scrivo la parola Amat, lui subito mi dice Amato, il cognome di uno che io magari neanche non conosco, eccetera. Questo tipo di stupidità è proprio inerente al sistema. Philip Dick diceva che, un grande scrittore americano di fantascienza tra l'altro, ma non solo,
diceva che tutte le scorie della nostra civiltà, le sue inutilità, le sue idiozie, formano una specie di riserva gigantesca, sempre crescente, un mare magnum di stupidaggini e detriti, che, per cui lui aveva coniato il termine Kipple. Noi viviamo in margini all'oceano del Kipple, cioè di questi detriti della società di massa e della società industriale. Sì, io credo che la stupidità verrà sempre più perseguita e anche nelle macchine, non soltanto le macchine non l'aboliranno, ma se ne doteranno sempre più loro stesse. Oh, finalmente, insomma, cominciamo a svelarci. Anche la prima alunna, prima domanda. Prego. Io volevo solo dire che secondo me non ce ne rendiamo in quel punto che siamo già nell'era dei robot, delle macchine intelligenti, perché io ad esempio sono andata a un convegno 2 mesi fa e c'era una presentazione di una madre di un bambino autistico che per appunto come metodo di cura, di sostegno per questo bambino autistico, la madre ha utilizzato un piccolo robot veramente funzionante, proprio che faceva davvero tutto, e ce l'ha pure mostrato durante il convegno, che già rispondeva a qualsiasi domanda del bambino, ballava, giocava, e secondo me un giorno arriveremo appunto nel nostro immaginario, ma anche dal punto di vista militare. Soprattutto quello americano prende spunto ad esempio da Star Wars, con i droidi per spiare e ad esempio i robot per disinnescare le bombe, quindi, o se no le mani artificiali al posto, però che appunto come quello di Star Wars, che sostituiscono nel vero senso della parola la mano umana. Quindi, secondo me, invece di ritrovarci dei robot ad aiutarci noi, diventeremo noi dei robot, nel senso della parola, per te. Guardi, questa ultima cosa che ha detto veramente copre un settore che non è stato toccato qua oggi, ma che andava toccato. Cioè il fatto che noi diventeremo sempre più quelli che, con un termine oggi diventato abbastanza popolare nel giornalismo, si chiama dei cyborg, cioè il cyborg è l'essere umano che in parte almeno è una macchina, e sempre più sarà così, non solo per la sostituzione di arti o parti del corpo deteriorate che verranno sostituite, ma perché uno dei grandi obiettivi del futuro, quando le nanotecnologie avranno raggiunto una tale maturità da permetterlo, sarà quello che avremo all'interno del nostro corpo, miriadi di micro riparatori che saranno in grado presumibilmente di prevenire infarti, intervenire istantaneamente in caso di ictus, di rottura di vasi e arterie importanti, e riparare dall'interno questi disastri. Quindi effettivamente le macchine, in questo caso, che avranno non so che tipo di intelligenza, ma comunque l'importante è che l'intelligenza è alla base. Noi dobbiamo diventare a nostra volta in parte macchine. Appunto, quando prima citavo il caso di chi immagina che noi verremo sostituiti da, e dicevo, alcuni pensano da esseri postumani, questi postumani saranno probabilmente degli umani, ma talmente modificati da queste tecnologie, da innesti artificiali, da innesti biologici, manipolati, eccetera, che non saranno più uomini sapiens, donne sapiens come siamo noi oggi, ma saranno postumani. E quindi questo non entra direttamente nel problema ma chissà che non possono alcuni di questi interventi incrementare o perlomeno proteggere in qualche modo la nostra intelligenza. Ad esempio, noi sappiamo che quando siamo vittime di una nevrosi, questa, con il prolungarsi del tempo, incide anche non solo sul comportamento, ma anche sulle funzioni razionali, intellettive superiori.
che si indeboliscono. La persona nevrotica da una vita ha comunque una minore capacità di ragionamento, oppure ci deve tornare di nuovo, deve riacquistarla di nuovo. E forse sarà possibile riparare anche questo con tecnologie, non lo sappiamo, ma è senz'altro vero. Il caso del bambino autistico mi piace e mi commuove. Immagino che il bambino avrà reagito positivamente di fronte a questo. La dimostrazione che il bambino interagiva di più con i robot che con le persone, Sì. Quindi era proprio la cura, riuscire dopo a tranquillizzarlo, riuscire anche... Lo vedeva meno altro probabilmente, Sì. Lo vedeva più a sua completa disposizione, sì, più sì. Come un'immagine specchiata di sé, come si diceva prima. Sì, sì, e poi ad esempio io ho un impianto cocleare e quindi già in parte posso dire di... E quindi ho gli elettrodi dentro, devo sempre dipendere dai computer, devo sempre dipendere da tutte le... Quindi io in parte posso dire di un pochettino, confidenza per confidenza anch'io, sebbene non strumenti così sofisticati, ho un paio di chiodi d'argento da quando sono bambino piantati nel gomito di questo braccio per tenerlo nella posizione in cui volevano i medici che stesse, e sono molto rudimentali rispetto a qualunque, però comunque... Quindi non ce ne rendiamo conto, è già no, un no, pezzettino. Ma certamente andremo sempre più incontro. Premesso che questo poi sarà esattamente l'argomento del prossimo incontro, dove appunto ci saranno i nostri amici degli IT che ci racconteranno e ci faranno anche vedere alcune di queste cose che si stanno giustamente preparando e che in parte già esistono, anche se per adesso sono ancora riservate a casi molto limite tipo questo, però l'idea è che probabilmente nel giro di qualche anno saranno molto più disponibili anche per usi più comuni, quindi questo lo vedremo meglio la prossima volta, certamente, però tra l'altro vedremo proprio questo discorso anche c'è anche nel titolo in parte dell'incontro, le differenze tra appunto il robot, l'android, il cyborg e queste cose, e ce le faranno i nostri amici anche con qualche riferimento al cinema di fantascienza di cui sono grandi appassionati. E detto questo, intanto pensate c'è qualche altra domanda, volevo approfittare per porre un'altra piccola osservazione che complica un po' le cose, che è sempre divertente, cioè mentre da un lato questo è vero, è altrettanto vero, questa è un'osservazione che mi è venuta anche a un congresso di filosofi qualche giorno fa, dove era venuta fuori una domanda, si parlava della bellezza, insomma, e a un certo punto c'è un relatore che ha parlato solo della bellezza artistica, nelle arti visive, la bellezza naturale non ne parla, e la risposta è stata sostanzialmente: ormai non esiste più una bellezza, si può dire naturale in senso stretto, perché abbiamo modificato già tutto con la tecnologia. E mi sono permesso di far notare che questa è una prospettiva che psicologicamente, da un punto di vista psicologico pratico, può anche essere vera, ma da un punto di vista oggettivo è assolutamente distorta, perché in effetti quello che noi abbiamo modificato è una parte infinitesimale della natura e che in certo senso paradossalmente quello che noi possiamo modificare oggi rispetto a quello che è la natura nel suo insieme, cioè l'universo come lo conosciamo, è molto meno di quanto poteva, non so, un antico greco modificare rispetto all'universo che lui conosceva, che pensava sostanzialmente si riduceva al sistema solare. E la cosa paradossale è che la coscienza di questo però ci è venuta proprio grazie alla tecnologia. Un altro, quindi la tecnologia da un lato è vero che tende a trasformare il naturale in artificiale, però dall'altro è anche vero che ci fa conoscere anche la natura in una maniera molto più ampia e profonda, sia a livello quantitativo che qualitativo, e per molti aspetti ci può anche aiutare a preservare la natura stessa, anche proprio a livello pratico, cosa che la prima fase
della tecnologia più rozza, in realtà aveva compromesso anche di più di quanto noi pensiamo di vivere nell'epoca più inquinata della storia. Per certi aspetti lo è, ma per altri no. E l'inquinamento delle città di oggi non è nulla in confronto a quello che succedeva nelle città industriali dell'Ottocento, per dirne una. La stessa tecnologia che è applicata all'uomo, che quindi può creare questo ibrido, appunto il cyborg, però bisogna anche vedere che cosa significa macchina, perché molte delle tecnologie che si stanno sviluppando, e tra l'altro anche proprio le IT, tendono sempre più a essere macchine entro in un certo senso, ma che in un altro senso imitano sempre di più invece la natura, le nanomacchine, le nanotecnologie che stanno creando all'IT, solo in un senso molto generale possono essere definite macchine, per altri aspetti sono quasi più prodotti naturali. Quindi questa ibridazione va un po' a doppio senso. Insomma, quindi la questione è su questo. Di nuovo, se vuoi fare qualche commento tu. Sì, io volevo dire che a questo proposito, proprio adesso tu hai citato questa cosa affascinante delle nanomacchine, che sono macchine per modo di dire. Mi è capitato di leggere un articolo divulgativo, ma ben fatto, anzi l'abbiamo anche pubblicato su Urania, in cui si prospetta un avvenire in cui le nanomacchine pervaderanno l'aria, per cui in questo ambiente basterà dire veramente come il Dio della Bibbia sia la luce, e loro si illuminano, ti accendono la luce. Quindi noi potremo trovarci in un avvenire forse non lontanissimo, negli ambienti della magia. Apriti sesamo, quella si apre perché è fatta la porta stessa di una quantità di nanomacchine che pervadono l'ambiente, eccetera, e ti aprono la porta, ti accendono la luce, ti purificano l'aria intorno. Cioè noi non vivremo più soltanto nell'aria e in mezzo ad atomi e molecole, ma vivremo in un ambiente saturo di un'intelligenza che ci permetterà davvero, potrebbe permetterci davvero con uno schiocco delle dita di realizzare istantaneamente qualunque, come facciamo adesso quando il nostro cervello ordina ai nervi, che poi trasmettono i muscoli, di muoversi, di fare un gesto, di prendere una cosa, eccetera, così lo faremo all'aria stessa, avremo esternalizzato talmente i poteri della nostra mente che i famosi poteri mentali, vantati da quelli che pensavano di poter piegare un cucchiaio col pensiero, eccetera, eccetera, saranno probabilmente realizzati grazie all'impiego di queste tecnologie per ora molto innovative, si capisce, per ora molto di avanguardia. L'altra cosa che volevo dire è che non trascurate, quelli di voi che hanno curiosità per la narrativa anche, un filone che si è venuto formando fin dagli anni Ottanta, ma che è tuttora abbastanza vivo, sia in Italia e anche nei paesi di lingua inglese, ma anche in Francia, il cosiddetto cyberpunk, di cui forse avrete sentito parlare. Un filone narrativo, anche cinematografico, pensate per esempio a film come Matrix o come lo stesso capostipite Blade Runner, in cui la tecnologia informatica è diventata così pervasiva che è capace di creare mondi simulati, la famosa realtà virtuale, nei quali ci si potrebbe anche non rendere conto di vivere. E quindi essere immersi in una realtà completamente simulata, ma che sarebbe vera però per noi che siamo calati dentro, fino a prenderne coscienza, ma questo vorrebbe dire allora elevarsi a un livello di realtà superiore. Il cyberpunk si è occupato fin dal 1984, quando è uscito il romanzo Capostipite, del genere, Neuromante di William Gibson, da cui non hanno fatto un film, ma hanno fatto altri film tratti da altri suoi racconti, ha in genere per protagonisti degli informatici, spesso dei pirati informatici, che vogliono scoprire la realtà vera dietro le mistificazioni dei programmi delle multinazionali, per esempio, comunque programmi che difendono gli interessi non della collettività, ma banche, del capitale, di chi controlla le redini della società o della stessa realtà.
Questo genere cyberpunk, che ha prodotto persino delle variazioni musicali, che ha impregnato un po' della cultura, diciamo, underground, anche americana, dagli anni Ottanta, merita una attenzione da parte di quelli di voi che amano vedere rispecchiato nella fantasia, nella letteratura e nel cinema i problemi di cui abbiamo parlato in modo sommario fino adesso. Qualcun altro? Sara Lonzer. Potremmo interrogare noi. Perché non ci credo che tu non hai una domanda. Dai, ce l'hai. No! Ma non c'è. Questo qualcun vuol altro? Dire che la sua curiosità è stata soddisfatta nelle minime pieghe. Vabbè, nessun altro? Davvero? No, possiamo anche finire qua, non è che sia obbligato, comunque siamo andati già avanti un bel po'. Sì, sì. Ancora una? Bene, perfetto. Sì, sì. Sempre per rifarmi all'approccio psicologico che una persona ha con la tecnologia, che a volte non è dei più amichevoli. mi ricordo, avevo circa 30 anni, quindi parlo del Giurassico, più o meno, che ero ospite in un centro di ricerca francese per pura casualità e in un settore di questo centro di ricerca c'era uno dei primi computer che sapeva giocare a scacchi, diciamo così. Siccome ero un giocatore di scacchi allora abbastanza conosciuto, questo tecnico, perché non era uno scienziato, mi ha invitato a cimentarmi con questa macchina. Mi ricordo che c'era un locale intero di memoria, uno dei primi visori, una tastiera, e io ho giocato una partita, diciamo, con questa macchina. E a un certo punto, facendo un po' il furbo, sono uscito dagli schemi tradizionali e ho cominciato a spingere, mossa dopo mossa, un pedone laterale. E a un certo punto ho sentito la voce della macchina che mi diceva, in francese, ma lo traduco, ma dove diavolo pensi di andare con questo pedone? E la cosa mi ha imbestialito, perché non mi aspettavo che una macchina... Erano chiaramente commenti già prefigurati, però era forse il primo accenno di una interazione fra macchina e uomo, e la cosa mi ha veramente allora impressionato, no? Perché io non mi aspettavo che una macchina potesse fare un commento quasi umano, no? Nel senso, ma dove credi di andare? Come per dire, ma sono tutte stupidaggini quelle che stai facendo. In effetti lo era, però il fatto che una macchina lo rilevasse e me lo facesse notare, ne assicuro che a quei tempi mi ha veramente impressionato. Credo assolutamente. Io ricorderà senz'altro anche lei, e ricorderanno forse parecchi dei nostri ascoltatori, che in una analoga partita a scacchi giocata ormai quasi 50 anni fa tra un essere umano e un computer nel film 2001 di Odissea nello spazio, il computer, che vinceva sempre naturalmente, però aveva al contrario parole suadenti. Devi esserti distratto, Dave, è sicuramente una distrazione da parte tua, anzi Frank, perché era Frank, l'astronauta che poi muore e che comincia a morire, possiamo pensare, perdendo quella partita a scacchi con Hal. Ma lui lo rassicura falsamente, non si sa. In quel momento gli dice, non sei stato abbastanza attento. E sicuramente deve essere una cosa che fa avvenuta nella realtà e non sullo schermo, immagino che debba mettere i brividi. Ma la nostra mente non è tutta programmata su una partita di scacchi, mentre probabilmente è agitata nello stesso istante da controverse passioni ed emozioni. La macchina ha il vantaggio di essere più selettiva, in quel momento gioca a scacchi e basta, e vince. Diamogliela buona.
c'è più nient'altro? In questo caso possiamo concludere. Come avete visto, sono venute fuori forse più domande che risposte. E d'altra parte va bene così, siamo all'inizio e comunque sempre bene avere domande, anche quando non si ha subito la risposta, anzi teniamole pure aperte e, come ho detto, magari qualche risposta, certo non tutte, ma qualcuna l'avremo dal prossimo incontro. Forse da quello che si è detto oggi, però abbiamo cominciato anche a capire un po' di più il senso di alcune altre incontri che magari sono a prima vista un po' anomali, no? Scienze e fantascienza, ma avete visto l'incontro sulla informatica nella scuola, ormai si può capire chiaramente i motivi, ma forse ancora di più quello più anomalo in assoluto, quello sull'economia e la politica, ma invece da quello che abbiamo detto oggi si comincia a vedere anche il rapporto che può avere e l'accenno alla burocrazia, ma non solo il problema delle non solo delle elezioni, in generale del consenso della politica e tutte le altre cose che sono state menzionate, la questione, il problema certamente di come spesso anche la stupidità entra nell'economia, però per fortuna non c'è solo questo, c'è anche la creatività, c'è anche la gratuità e appunto questo è quello che ha dato il titolo all'incontro, ma adesso non anticipiamo, ovviamente teniamo appunto aperte queste domande e noi con quelli del corso ovviamente ci rivediamo martedì mattina per continuare il nostro discorso sulla vita nell'universo e con gli altri ci rivediamo, se lo vorrete, come si dice, fra due mercoledì appunto, però questa volta alle 17.30 e nell'aula magna di Via Ravasi con i ricercatori del IT di Genova che ci parleranno appunto di questo, di come nella realtà stanno accadendo alcune delle cose che abbiamo detto oggi e magari anche di come alcune altre non stanno invece accadendo. Tutto sommato, tra fantasia e realtà, qualche differenza continua ad esserci, ed è bene che sia così. Grazie a tutti, ci vediamo allora prossimamente su questi schermi. Arrivederci. Grazie. E grazie ovviamente a Giuseppe, come sempre, è disponibile, ma non solo, avete visto che... riesce sempre ad andare anche al di là della sua materia, di stretta competenza. Grazie, arrivederci.